La decima edizione di Festival Storia. È un'iniziativa che vuole portare la storia in piazza. In qualche modo siamo convinti che la storia sia un diritto e una necessità di tutti gli esseri umani. Senza storia non c'è politica autentica, senza storia non possiamo essere veri cittadini. Siamo al massimo dei sudditi e quindi ebbi quest'idea di portare la storia al di fuori dei luoghi deputati, al di fuori dei gabinetti di ricerca, al di fuori delle biblioteche, al di fuori delle aule universitarie, ma nello stesso tempo portarla in modo appetibile. Mi era venuta in mente una frase di Marc Bloch, il più grande storico del XX secolo, partigiano combattente, arrestato e fucilato dai nazisti nel 1944, che intanto stava scrivendo un libro poi uscito postumo, incompleto, titolato Apologia della Storia. In questo libro Marc Bloch dice, un bambino chiede a suo padre: papà, a cosa serve la storia? Il padre ci pensa un po' e poi dice: anche se non servisse a nulla sarebbe divertente. Ecco, di là ebbe l'idea di divertire nobilmente con la storia. Abbiamo fatto 9 edizioni, questa è la decima, e ogni volta cerchiamo di dare un messaggio. In questo caso qual è? Il messaggio è innanzitutto andare a scoprire l'Oriente al di fuori degli stereotipi e dei luoghi comuni, ma il messaggio di fondo è sempre, come dire, incitare alla conoscenza. Mi piace pensare che ogni cittadino o cittadina che entra a uno degli eventi del festival esca invogliato ad andare a approfondire quei temi, a recarsi in biblioteca, in libreria, a leggere dei libri e approfondire. E in particolare sul riguardo Occidente e Oriente, io credo che l'Occidente abbia tutta una serie di debiti anche verso l'Oriente, perché abbiamo colonizzato, abbiamo imposto le nostre regole, le nostre leggi anche d'Oriente, le potenze imperialiste. Oggi è ora di non solo fare autocritica, ma provare a riavvicinare questi mondi in modo sensato e in modo critico. Fino all'8 ottobre, quali luoghi di Torino ospitano il festival? Al MAO, alla Cavallerizza. Al pomeriggio del venerdì 7 ottobre saremo al MAO e poi ritorniamo in Cavallerizza. Gli eventi sono aperti al pubblico? Tutti gli eventi sono aperti al pubblico, ingresso libero. C'è un sito internet di riferimento per le informazioni? festivalstoria.org, e c'è una pagina Facebook che aggiorniamo ora per ora.